Siamo qui in presenza del dottor Rietman, il quale è senior partner di Expense Reduction Analytics, al quale chiedo: la vostra società si occupa di ottimizzazione dei costi, come impatta la digital transformation sul vostro lavoro? Buongiorno innanzitutto, buongiorno a tutte. L'impatto sulla nostra metodologia, sul nostro processo è stato estremamente importante negli ultimi anni. Noi ci occupiamo di ottimizzazione dei costi e abbiamo due fasi importanti del progetto: la fase di analisi dello spending del cliente chiaramente e poi la parte di procurement vera e propria. Sul primo aspetto l'impatto è stato molto forte perché gli strumenti di analisi sono ovviamente evoluti nel tempo. Oggi al forum si parla di uso della tecnologia e di impatto del fintech sul lavoro delle aziende. Nel nostro caso provate a immaginare, ad esempio, quando dobbiamo analizzare i dati complessi della supply chain, ad esempio dei trasporti, ci troviamo ad elaborare decine di migliaia di dati di record per ogni mese, le spedizioni e così via, per cui dobbiamo scomporre ad esempio i progetti in sottoprogetti per tipologia di trasporto, mare, aereo, camionabili, piuttosto che per direttrici o per tipologia di merce trasportata. Tutto questo lo possiamo fare solamente se abbiamo degli strumenti di analisi sempre più evoluti. L'esempio che faccio, molto capibile, è: fino a 4-5 anni fa usavamo fogli Excel, oggi utilizziamo tutta una serie di strumenti combinati tra di loro che ci permettono di essere innanzitutto molto più efficienti, quindi molto più veloci nel delivery al cliente poi delle diverse soluzioni, e dall'altra parte più efficace e quindi ottenere ovviamente dei risultati migliori. Lo stesso avviene sulla fase di procurement. Come molte aziende multinazionali, noi utilizziamo per i nostri clienti tutta una serie di strumenti, ad esempio le piattaforme di bidding web-based che possono essere utilizzate dai vari partner analisti in giro per il mondo e che consentono quindi di fare le aste online tra vari fornitori, recepire risultati, confrontarli tra di loro e così via. Insomma, quindi un impatto, bisogna dire, negli ultimi anni decisamente molto importante. Un'ultima domanda molto veloce, così al volo: questi strumenti sono applicabili anche per le piccole e medie imprese? Sì, allora ormai nel business questa divisione tra piccole, medie e grandi imprese tende a scomparire, soprattutto quando si parla appunto dell'impatto di queste tecnologie. È chiaro che se vediamo l'Europa, il nostro paese, le diverse politiche del Ministero dell'Economia, pensiamo ad Industria 4.0, piuttosto che ai diversi incentivi fiscali, hanno creato la consapevolezza negli imprenditori, e questo ha consentito in un modo o nell'altro alle aziende di dotarsi delle tecnologie necessarie. Noi sicuramente nel nostro piccolo abbiamo fatto anche la nostra parte, però la risposta è assolutamente sì. La ringrazio. Annabella, per il momento è tutto, vi restituisco la linea a voi studio.